Buonasera signore e signori, ragazze e ragazzi, eccoci qui stasera per la seconda parte per quanto riguarda l'e-commerce, sempre dalla Marsica, cioè in Abruzzo. Scusate, la realizzazione quindi di un sito e-commerce, vediamo, dopo aver parlato in generale di che cos'è l'e-commerce, andiamo più nello specifico a vedere. Quali sono gli elementi fondamentali per la vendita online, ovvero quali sono quelle caratteristiche in particolare di un sito, perché poi la vendita online si produce, si effettua tramite un sito. E naturalmente questo sito deve tradurre quella che è l'esperienza dell'acquisto. Abbiamo parlato la volta scorsa del fatto che comunque l'oggetto noi piace toccarlo prima di acquistarlo, piace vederlo autonomamente, toccarlo, ecco. E quindi in questo caso manca proprio questa parte. E come quindi dobbiamo e possiamo sostituire questa parte, avendo appunto di fatto poi a disposizione un sito. Sono state fatte naturalmente tanti studi in merito e uno degli elementi importanti, ad esempio, il page speed. Cos'è il page speed? Scusate, la rapidità di caricamento del sito, cioè quanto tempo un sito impiega a caricare. E si è visto, si sono fatti proprio degli studi in particolare colossi dell'e-commerce come Walmart, che è una grande catena distributiva americana, e Amazon, che tutti conosciamo, hanno registrato un aumento dell'1% degli utili, quindi non poco appunto rispetto alle loro vendite, per ogni 100 millesimi di secondo in meno. Quindi questo ci fa capire come uno degli elementi fondamentali sia appunto la velocità di caricamento del sito. Un altro elemento importante è la navigazione semplice, il fatto che sia semplice, intuitiva, sia da desktop naturalmente, ma anche da mobile. Quindi in futuro saranno sempre di più gli acquisti effettuati da mobile, dal telefonino, per capirci. Questo vuol dire che un sito ben fatto è un sito che appunto si può vedere facilmente e appunto utilizzare facilmente con il cellulare. Viceversa, anche qui si possono perdere delle vendite. Quindi due criteri molto importanti che già ci danno delle indicazioni su quello che può essere appunto il modo in cui noi possiamo realizzare un sito. Altro elemento: testi icone chiare, semplici, quindi la semplicità, no? La semplicità è elemento fondamentale perché il nostro prodotto sia chiaramente descritto, e naturalmente questo aumenta, può aumentare appunto sicuramente le vendite. Quindi di fatto queste performance, come chiamo qui, influiscono poi sul tasso di conversione, cioè il tasso di conversione è tra quanti vedono, guardano il sito e quanti poi acquistano. Naturalmente non tutti quelli che guardano il sito acquisteranno, e però seguendo questi criteri si ha un aumento di quello che è il tasso di conversione. Concluderei il discorso con i trend dell'e-commerce per quest'anno. Quindi, quali sono i trend, insomma, che trend, cioè le tendenze che si possono sviluppare relativamente al canale di vendita? L'e-commerce, sicuramente abbiamo detto e ribadisco, è destinato a durare nel tempo e inoltre a sviluppare per molte aziende, per molte realtà, un futuro sempre più roseo. Quindi il fatto di avere a disposizione questi strumenti è sicuramente un grosso vantaggio. Il fatto che il pubblico si sia indirizzato ad acquistare anche online in questo periodo di pandemia è anche questo una grossa opportunità per la vendita.
Quindi si tratta di sfruttare, di avere un approccio strategico, sicuramente multicanale, perché comunque gli altri canali di vendita non sono da trascurare, ma dando importanza anche appunto a quella che è la vendita online. Customer care, quindi la cura del cliente, insomma l'approccio con il cliente, sarà sostituito e integrato, io direi più che sostituito potrebbe essere, ma questo lo è già e sarà sempre più così, integrato proprio con questi strumenti. Per chiudere, un'altra cosa importante è ad esempio una live chat sul sito, quindi la possibilità di parlare direttamente con una persona, di scrivere sul sito direttamente, quindi avere la possibilità di avere una risposta in tempi, anche qui naturalmente il più breve. Scusate, il più brevi possibile, e anche una call telefonica, quindi avere la possibilità di avere dall'altra parte un contatto diretto con una persona che possa spiegare, ad esempio, quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'acquisto di un certo prodotto. Bene, direi di terminare qui la nostra chiacchierata. Naturalmente, come al solito, se vi è piaciuto, un like o dislike. Se non vi è piaciuto, commentate qui sotto, soprattutto avanzate le vostre richieste e naturalmente attivate la campanella. Grazie mille, vi saluto, ciao a tutti, buona serata.